Belli regà, benvenuti in un'altra parte della guida Pokémon Rubino. Mio Dio, due in due giorni. Oh mamma mia, Milf, che cosa stai facendo? Comunque potrebbe esserci un aumento della qualità perché ho messo il filtro H3QS. Insomma, prima era HQ2, adesso è HQ3. Il 4 purtroppo il mio computer non riesce a reggerlo. Comunque avevo detto che avrei allenato i Pokémon. Bene, ho detto una cazzata, non l'ho fatto perché sono un po' svogliato, sinceramente. Cioè, non ho voglia di allenare i Pokémon. Usiamo il rassalto. Zubat non muore. No, Bomber, cioè, non puoi non ammazzare uno Zubat. Oh, ma porco Dio, quanto ci stai confuso, pensa a te. Scorupi, lasciamo Togetic, che facciamo aerossalto. Oh, grazie che non sei più confuso. Usa ancora Acupressione, ma muore. No. Oh, ma sempre con un PS mi rimangono sti figli di puttana. Crepa! Abbiamo battuto Ninja Boy. Sì, in effetti i miei Pokémon sono abbastanza indietro. Poi ce n'erano degli altri qua. Mettiamo un altro repellente. No, però non, mi sembra che non lo riesca a reggere il filtro perché va un pochino a scatti. Boh, magari mi sto sbagliando, però boh, non lo so. No, non puoi fallire volo, porco Dio! Lo vedi dall'alto, come fai a fallire? Non ha senso! Vabbè, togati qua, se non lo curo muore. Amico! Notte stronza! Dovrei decisamente allenarli. Allora, antidoto. E poi diamogli delle pozioni. Almeno per farlo arrivare a livello 32, cioè. Non chiedo mica un mondo intero io. Uno strumento. Una minor ball. Perché a me sembra vada un po' a scatti per quello. Qua ci sarebbe da usare scaccia bruma, ma non ho voglia di insegnarla. Scusate un attimo, provo a cambiare il filtro. No, va bene così, signori, dai, ce la facciamo. Poi se mai se vi dà fastidio la cosa, dalla prossima parte cambio. Un altro ninja. Dove cazzo si era nascosto, però, obiettivamente? Zubat. C'è una fitta nebbia, lo so. Non puoi far sempre brutto colpo, però, maremma impestata. Oh, veramente livello 32 per Togetic. Golbat, lasciamo ancora lui, dai. Grande Togetic, però. Usa il rasoio. Oh, ma porca madonna, fallisce sempre volo. Non è possibile, basta. Io lo cambio, non lo sopporto già più. Mettiamoci Gabite. Vabbè che poi sta nebbia di merda non aiuta, perché mi sembra riduca la precisione. O forse ho detto una stronzata, non lo so, però mi sta sul cazzo. Ok. C'è una fitta nebbia, sì. Stanchi, lasciamo il nostro Gabite. Dagliene. Mamma mia, tutta un'altra categoria questa. E Scorupi, mettiamo... Vabbè, lasciamo Gabite. Oh, grazie che non sei più confuso. Ti piacerebbe che io cambiassi Pokémon adesso, eh? Ma non lo faccio! Oh, sono tosto. Allora, mettiamo davanti Leafeon adesso, dai. Taglio non ce l'ho, mi sembra. Ed è finito il repellente, io non me ne ero accorto. Quasi livello 32. Mamma mia che bomber. Repellento. Un coccio. Cosa c'è su di là? Voglio prendere quella Pokéball. Ok, direi che non posso. Sfidiamo anche questa allenatrice. Ah no, è un allenatore, ok, scusate. I capelli hippie mi hanno confuso. Ha un iPhone. Mamma mia.
È un livello più su di me. Aia! Non puoi fallire, porco dio! Sì, questo mi sta distruggendo. Livello 32 lì, Feon. Yuhu! Girafarig, se avessi una mossa di tipo terra, potrei anche tenerlo, ma non ce l'ho, sto figlio di puttana non impara mosse. Scusate, di tipo erba, che cazzo sto dicendo? Non ce la faccio più. Porco dio! Merda, oh, tutti a fallire le mosse, ma che cazzo vuoi? Grottol! Vai, Monferno. Devo allenare i Pokémon, lo so, non vi arrabbiate, devo allenarli. Allora, qui ce ne sono due, vediamo un po'. Mettiamo Gyarados e Gabite, che sono gli unici due rimasti al 31. Adesso, la prossima parte li porto al 70 i Pokémon, così poi siamo tranquilli. Allora, facciamo Ira di Drago su Gyarados e Sabbiotomba su Raichu. E via! E uno è andato. Bene così. No, nessuno ha attaccato in questo turno. Cos'è sta cosa? Oh, ma porca Madonna. Signori, siamo nella merda qua. Fammi mettere Luxray. Facciamo tuono su Gyarados e morso su Raichu. No! Cazzo, usi fulmine su di me, sfigato di merda. No, questo continua a fallire tuono, che palle! Oh, figa, oh, ce l'ha fatta. Crepa, topo di merda. Pensa a te, oh. Se no deve diventare cretino per battere degli allenatori. Scusate, cioè, oh, ma che cazzo è? Gioco di merda, non voglio mica di allenarli io i Pokémon. Ok, e poi dagliene con le super pozioni. Madonna se si è messi male. Mi sento molto Avorel in questo momento. Sapete che lui è anche peggio di me su queste cose. Ok, dai che ci siamo. Andiamo avanti, qui ce n'è un altro. Di qua si può usare spaccaroccio. Scalaroccia, scusate, ma non l'ho insegnata a nessuno, mi pare. Scyther, noi abbiamo Gyarados. Oddio, oddio, oddio. Facciamo sempre Ira di Drago, tanto prima o poi impareranno delle mosse. Probopass. Adesso gli allenatori cazzo sono diventati anche intelligenti. Ma perché, dico io? Madonna Bocchinara. Non è possibile. Chiaramente fallisce. No signori, ma io non lo so che cazzo sia successo, cioè non va un cazzo. Porco dio. Gesù Bocchinaro, ma cazzo è sta cosa? Adesso fisso. No, ho sbagliato. Chiaramente rimane con un PS, beh. Mi sembra più che giusto. Eccolo.
sta nebbia di merda, oh. Oddio. Madonna de Dio. Non puoi fallire sabbiotomba. No, signori, io continuo a fare sabbiotomba finché non lo fa, non me ne frega un cazzo. Oh. Il byte è confuso, chiaramente fallisce, beh giusto. Bravo, va bene così. Merda, se mi prendo, mi sono troppo presi 5 minuti, signori, in sta parte. Porco Dio, ma che cazzo è? Mi fa incazzare quando fa così. Che cazzo è sta corda? Ah, ci vuole la bici, è vero. Stai scherzando? Motim. Crepa, grazie. No, poi dico, cioè, dessero mille punti, ne danno mille solo. Sì, voglio usare spaccaroccia. Se no, non l'avrei cliccata, no? Cosa dici? Abbiamo palla ombra. Oh, che bello. Questa la insegno, signori. Adesso non mi ricordo a chi, perché c'ho tutto il moveset della squadra, tutto quello fatto bene. Però palla ombra la insegnerò a qualcuno. Ok. Attenzione, si apre una gara tra gli iscritti di MILF. A chi insegnerò palla ombra, secondo voi? Dai, scrivetemelo nei commentoli. Non puoi fallire, perché poi ti ammazza. Dio stronzo. Ma perché falliscono tutti? Ma... merda! Merda, mi incazzo! Ma pensa a te! No, signori, ma io... cioè... ma ve ne rendete conto? Cioè, non ha fatto una mossa! Dio cane maledetto! Al posto di metronomo. Ok. Poi scendiamo qua, lì c'è un altro fottutissimo allenatore di merda. Mettiamo davanti... vabbè, c'è Togetic, tanto abbiamo solo lui praticamente. E Luxray, che tra un po' arriva a livello 50, perché tanto... stanchi... sì, sono stanco. Oddio, MILF, mi fai morire. Facciamo forza antica. Beh, chiaro, no, che fallisca. No, io sinceramente non so più che cazzo fare. Quelle parti sclero, avete presente? Eccolo! Grazie! Dai così! Bravo, ammazzati! Ti aspetto! Oh! Storia di raggio! Perché no? Perché no? Perché no? Perché a noi piace rendere le cose difficili! Merda, li porto al 40, poi vi spacco la faccia a tutti, figli di puttana! Ninja boy del cazzo. Palla fumo. Proprio le cose più inutili. No, io non ho più... non posso continuare così. Diamo una super pozione a Togetic. Quanto cazzo mi manca per la città? Madonna schifosa. Sta cazzo di fitta nebbia. Posso usare solo aerosalto praticamente. Che non fallisce. Eccolo, non ho più pipì, giusto.
Fisso che fallisce. Non ha fallito, incredibile. Basta, mettiamo l'axe, io mi sono rotto i coglioni. Voglio solo finire sto percorso di merda. Crepa, grazie. Non è ancora finito. Beh, oh, io signori curo i Pokémon perché non ce la faccio più. Poi quel pezzo lo facciamo adesso, dopo che ho finito qua. Cos'è quel clown che c'è in ogni punto, in ogni centro Pokémon? Ah, questo. Ah, ok, è un allenatore. Niente, siamo arrivati ai Memoride, ma ci torniamo dopo. Adesso finiamo di battere questi coglioni. Questo va in pensione, che bello. Tangela! Noi abbiamo proprio il Pokémon adatto. Ma... Tossina, perché no? Perché no? Proprio, dovevi per forza farla quest'ultima lotta, non potevi andare in pensione. Oh, finalmente, una mossa decente. Al posto di azione. Ponaita, cambiamo Pokémon e mettiamo... Boh, Gabite, ma sì. Chissà se magari questa volta ci arriva a livello 32, ho sbagliato mossa. Ah. Oh, anche lui, che bello, wow. Gioiamo. Buizel, vai Luxray. Anche se sei già a livello 36, ma... De. Ok. Su di qua che cosa c'è? Delle bacche. Tutto questo casino per delle bacche, va bene. Dico ci fosse stata una Master Ball. 5 caramelle rare. Rale, sì. Rare 20 pepite 50.000 squame cuore. Vabbè, torniamoci nella Memoride. Curiamo i Pokémon nuovamente perché questa lotta ci ha già sfiancato. E io vi assicuro che per la prossima parte li allenerò, però signori. Tipo tutti verso il livello di Luxray, se non di più. Ok, allora cominciamo ad esplorare Memoride. Ah, lì non c'è niente, ma è stato... Che nervoso. Ok. Questo è tipo un tempio, ma vabbè, ci arriveremo dopo. Dente di drago. Molto bene. Lo venderemo. Poi di qua non c'è niente. Entriamo in questa casetta. Tu. Sembra che la regione di Sinnoh sia stata creata da un Pokémon. Sì, molto bene. Si comincia a conoscere la storia di questo gioco. Orologio analogico del Pokécron. Wow. Per fortuna che me l'hai dato, non saprei come fare senza. Questo è praticamente un market, come potete vedere. Vediamo se abbiamo qualcosa da vendere. Però mi sembra di no. No. Allora compriamo. Ultra Ball. Beh, oddio, possiamo anche iniziare a comprare le Ultra Ball. Prendiamone 19, dai. No, prendiamo le 9, scherzavo. Iperpozione no, superpozione sì, ne prendiamo 14. Revitalizzante ne prendiamo 13. Antidoti ne prendiamo 2. Antiparalisi no. Repellente Max, ne prendiamo 3. E tu invece cosa vendi? Vabbè. Oh no, aspetta. Scuro Ball, Velox Ball e Timer Ball. Potrei prendere delle Scuro Ball tipo 10. E 10 Timer Ball. Dilapidiamo patrimoni noi, sì. Ci dà occhiali neri che potenzia le mosse di tipo buio. Ok. Poi, in questa casa non mi ricordo.
Due foglie, detto non è vicino alla verità. E lì capita me, split l'essere delle emozioni, sì. Uxie e Azelf, sì, lo sappiamo. Ok. Tutto molto interessante. Chissà se salendo sul Monte Corona si può vedere tutta la regione di Sinnoh. Beh, non lo so. Il Monte Corona svetta al centro della regione di Sinnoh. Dai, ditemelo ancora che cos'è questo Monte Corona, che non ho ben capito. Vabbè, a questo punto andiamo a parlare con questo tipo. Questa città non è insignificante, non c'è niente di importante, non ha motivo di esistere, la farò esplodere con una bomba galattica. Perché no? Sì. L'intero universo contro. Va bene, tranquillo. Ha un Aundur. Su cui noi andiamo a fare gelodenti. Lo so che non è molto efficace, era per provare la mossa. Ok. E Golbat, su cui facciamo gelodenti, e stavolta sì che è molto efficace. Ciao bro. Ok. È troppo per me, non riesco a chiudere niente qui. Questo posto non vale niente, me ne riberò con piacere. Ok, ed ecco l'anziana del villaggio di cui ci parlava Camilla. Complimenti non male come allenatore. In veste di anziana di memoria, ti porghi i miei ringraziamenti. Come l'arcamuleto potrei dargli un'occhiata? Come dici, Camilla ti ha chiesto di consegnarmelo. Camilla, devi sapere che è mia nipote. Milf dà l'arcamuleto alla vecchia anziana. Questo arcamuleto è stato creato a memoria di tanto tempo fa. Fu fatto in onore di una divinità mitologica creatrice della regione di Sinnoh. Se ne trovano ancora di tanto in tanto. Dato che ti trovi a memoria, perché non vai a visitare le rovine? Queste sono le rovine. Questo è Dialga. E questo è Palkia. Vediamo un po' queste rovine. Non mi ricordo sinceramente, ma non c'è niente di che. Ah, ok, qua ci dicevi un attimo la storia. Sto guardando se ci sono strumenti, eh. Qua ci spiegherà la storia di questi Pokémon, quindi ascoltiamola attentamente. Nel mezzo c'è una sfera brillante, ma cosa significa questo dipinto? Ed ecco la tipa che arriva e inizia a raccontare. Il significato del dipinto sembra essere questo. C'erano degli esseri. Esseri così potenti che all'epoca furono considerati divinità. A controbilanciare il loro potere c'erano tre Pokémon. I tre mantenevano l'equilibrio con gli esseri, come se formassero un triangolo. È un'antica leggenda di Sinnoh che si racconta ancora a Memoride. Vorrei saperne di più sulla leggenda, se non ti spiace. E tu chi saresti? Cyrus! Finalmente fa il suo ingresso e si presenta. Voglio porre fine a questi inutili dissidi e ostilità. Cerco il potere per creare il mondo ideale, perciò voglio una risposta. Il mondo di oggi non può cambiare a causa dei tre Pokémon che mantengono l'equilibrio, giusto? Non saprei. So che il mondo è mantenuto in equilibrio, il mondo mi piace così com'è. La tua domanda non mi interessa. Fai finta di non sapere, che atteggiamento inutile. Non riesci a capire che il mondo è incompleto. Io cambierò il mondo! Come primo passo distruggerò il dipinto che ha protetto per tutti questi anni. Il suo posto verrà preso da una nuova leggenda sul nuovo mondo. Mi sbagli? Mi sbaglio? Se pensi di sì, affrontami. Io ti conosco, allenatore. Ci siamo incontrati sul Monte Corona. Perché vuoi proteggere questo mondo incompleto? Come capo del Team Galassia ti farò capire i tuoi sbagli. Da Fuuk? Non me l'aspettavo, signori. Errore mio questa volta. Però dai, non sembrano troppo impossibili da battere. Uso un'iperpozione, beh, prevedibile. E poi vabbè, il nostro Gyarados va KO. A questo punto mettiamo Monferno e il suo Sneasel va KO. Ciao bro, ci si becca. Ok, no, rimane con un PS, non è possibile. Golbat, mettiamo Luxray. E non facciamo tuono per non rischiare, facciamo Scintilla. Perché non avevo voglia di farlo fallire, insomma. Murkrow! Ah, niente, lasciamo Luxray. E facciamo di nuovo Scintilla. Anche perché, se è livello 36, gli altri non so cosa possono fare. Ok, livello 37 per Luxray. 12.960, buono, impressionante, ma anziana, il tuo atteggiamento mi ha rivelato ciò che mi serve sapere. Se gli esseri del tempo e dello spazio fossero riuniti, sarebbe impossibile fermarli. Un uomo. Poi lui si teletrasporta. Un uomo davvero strano, che dice un sacco di sciocchezze. Il tempo e lo spazio di Sinnoh sono pieni di ricordi e dei pensieri innumerevoli persone e Pokémon. Questo mondo è fantastico, che bisogno c'è di cambiarlo? Sì, ho qualcosa. Più? Ci dà le mene 03, finalmente, che contiene Surf.
E quindi andiamo subito a insegnarla a Gyarados, che così finalmente saprà una mossa di tipo acqua. Al posto di tornado. Puff. Ok. Possiamo uscire. Ed ecco Camilla. Va tutto bene qui? Hai visto quegli strani tipi con una bomba galattica, non è vero? Ma quei tizi del Team Galassia pensavano non facessero niente di male. Il mondo strambo in cui si vestono. Parola al vento, imprevista, inaccettabile. A Canalipoli c'è una biblioteca, hanno molti libri antichi, puoi consultare la storia della regione di Sinnoh lì. Potrebbe anche aiutarti a completare il tuo Pokédex. Il modo più rapido per andare a Canalipoli è andare a ovest da Giubilopoli. E dove dovremmo andare secondo voi adesso? Chiaro, a Canalipoli. Ok. Però prima, come vi ho detto, allenerò i miei Pokémon. Perché sono un po' indietro, sì, lo riconosco, lo riconosco. Quindi magari ci sarà anche l'evoluzione di Monferno a questo punto, perché si evolve al 36, io li porto minimo al 37, quindi sì, ci sarà l'evoluzione di Monferno, ve lo anticipo, sarà un bellissimo Infernape la prossima volta che lo vedrete. Ma vediamo un secondo dove si trova Canalipoli. Dunque noi siamo qua, dobbiamo arrivare qua. Quindi faremo volo a Giubilopoli e poi bam! Poi qua su c'è Nevepoli, poi mancherà le provviste, Parcolotto. Poi qui c'è la Lega Pokémon e Arenipoli, che sarà l'ultima città, mi pare, che visiteremo. Quindi, beh, dai, a questo punto possiamo fare volo a Giubilopoli, così ce lo ricordiamo. E no, che cazzo faccio? Ci sono i Pokémon troppo bassi qua. Niente, cioè a livello troppo basso. Torniamo pure qui a Memoride, che ci sono i Pokémon con un livello leggermente più altino. E quindi niente, signori, finalmente la parte finisce qui. Io vi ricordo di lasciare uno bello mi piace, uno bello commento, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci si becca alla prossima parte. Belli rega!